Qua e qua. Ok. E l'altro stop. Il resto poi non è che. La parte visuale su questo. Progino sopracciglia è la cosa massima dei pulsi spacca sempre. E questo è il giorno delle verità. O sei solo tu che vivi a metà. Vuoi prenderti tutto, non nasconderlo. Non puoi dire no, non ti crederò. Io so che tu vuoi correre, ridere, urla, non ti sento. Sei giovane, sei lucido. Siamo, come vedete, ci hanno truccato bene, pesantemente, diciamo, e stiamo per cominciare le riprese. Ancora tutto tace, noi ci prepariamo il fiato per il ring in questo momento. Ah beh, sei arrivato tardi, erano troppi. Ci assomigli, ci assomigli, ci assomigli. Ah beh. Due c'era smesso. No. 9 per il turno, noi siamo al forum l'11 di. Stai proprio indietro per Matteo? Matto, è ancora la gamba. No. Cambia bene. Tu non sei toscano? No. È dell'Emiliana. È anche me dell'Emiliana spesso. Esatto. Quindi questo è il
Ok. Vai, quando vuoi. Stop. No, però così, caro, che questa linea... Prendiamo in posizione, prendiamo in posizione, possiamo fare così. Diciamo. No, ho fatto bene. Non è mai bello vedere quando ti menano, insomma, farsi vedere in queste condizioni. Mamma, non ti preoccupare, è il cinema. Siamo qua a Bollate, in una bellissima palestra di box che te avrai sicuramente inquadrato e che quindi anche voi vedrete, a girare il terzo clip di Dannato Vivere. Il clip è del pezzo Il giorno delle verità, quello, esattamente quello cantato da Drigo e anche da me. E eccolo, vieni protagonista. E quindi niente, siamo qua dentro a improvvisarci il boxeur, senza avere né la tecnica né il fisico, e niente, vediamo cosa esce fuori. Per adesso abbiamo fatto finta di menar colpi o tra di noi o sul sacco, e faremo anche una sorta di playback, ma non so bene, quel ring là mi intimorisce un po', hai sempre paura di che arrivi un cartone da destra o da sinistra, mentre meno te l'aspetti. Sul palco vado più tranquillo. Ciao Drigo. Ciao Paolo. È un mondo affascinante perché in pochi minuti si riesce così, si emerge molto il succo della vita, dell'umanità, di come siamo fatti, di in pochi minuti puoi crollare al tappeto oppure puoi vincere. È un universo affascinante, molto... Tutto avviene rapidamente e in definitiva riesce a raccontare una storia molto intensa in breve tempo. Non è un caso che il cinema sulla box ha 100 anni di storia e ogni due anni riempie le sale. È il miracolo del disgraziato, di quello che non ha la fiducia di nessuno, che ce la fa. È l'8 gennaio, siamo a Bollate, stiamo girando il video dei Negrita del brano Il giorno delle verità e stiamo girando nella palestra di Salvemini, di Matteo Salvemini, un pugile molto abile, campione anche d'Europa, che ci ha dato la sua palestra molto bella per girare questo video e noi lo ringraziamo. L'idea del video è un'idea molto semplice, siccome il pezzo è un confronto con se stessi, un parlarsi allo specchio, l'idea del video è semplicemente un gioco con se stessi che fai, in questo caso ambientato nella box, per cui è una lotta, è una sfida a te, quindi a reagire, a prendere dei colpi, a saperli incassare, a sviluppare questa capacità. In buona sostanza il succo è... Quando hai preso un colpo e cadi, poi l'unica cosa importante è che ti rialzi. Non c'è un simbolo di vittoria, non è importante vincere, è importante rialzarsi e prepararsi al combattere. Faccio questo. La prima volta che vedo un chiamo. Paolo. Ah, sono via qui.